nazionale. E Ariel Comazzè di ghiaccio ha segnato il primo, non il secondo tiro libero. Mi sono preso tutti gli insulti della gente qua vicino con quella definizione di Ariel Comazzè. C'è il canestro di Corey Gaines. Attenzione, azione potenzialmente da tre punti. Quinto fallo per Petrucca. Quinto fallo di Richard Petrucca. Edoardo Rusconi deve andare nel fondo della panchina, vediamo chi trova. Preferisce giocare con Pozzecco. 87-83, scelta quasi obbligata. Direi proprio di sì, perché le uscite per falli di Petrucca, Savio e Biganzoli consegnano il solo Pozzecco, mentre ci sono due giovanissimi in panchina, Cazzaniga e Merli, e ci sono sia Paolo Conti che Comaz con quattro falli. Ed ora è difficilissimo perché la Scavolini è a distanza di pericolo, meno tre. Con un'azione da tre punti di Corey Gaines. Difesa allungata. Deve assolutamente trovare un buon tiro varese. Paolo Conti va. Sbaglia Paolo Conti, 34 secondi alla fine, un tiro da tre punti potrebbe rimandare le sorti della partita ai supplementari, vediamo. 22 secondi a disposizione della Scavolini, 23 sul tabellone, lo scatto di 3 secondi, Corey Gaines, Daniele Biganzoli è già in panchina per 5 falli, allora c'è Tony Bulgheroni che commette fallo e forse la scelta giusta. Liberi, io credo, è fare fallo subito. 87-85, ancora 12 secondi, partita infinita questa tra Scavolini e Cagiva. Corey Gaines, vediamo un po', tutta la responsabilità su di lui, due punti di differenza, segna Corey Gaines, 12 secondi, subito fallo su Arjan Komazec. Coni, non ho capito perché non è stato concesso, e qui invece la scelta di Pesaro si rivela azzeccatissima perché sbaglia il primo tiro libero, partita che veramente non finisce mai. 33 punti di Comazzez, ancora Arjan Comazzez con il secondo tiro libero che va a segno. 10 secondi ora alla fine, Corey Gaines, Scavolini a 4.86, Cagiva 4.88, Corey Gaines, Dean Garrett, un secondo, vediamo. Vale il canestro di Dean Garrett. Ma i secondi da giocare secondo me sono due, e l'ha indicato anche l'arbitro Colucci, anche se non avrà molta importanza sull'esito di questo finale di partita davvero incredibile. Varese nel supplementare dovrà far scendere in campo probabilmente due giovanissimi, perché ha fuori per falli sia Biganzoli, sia Savio, sia Petrucca con quattro falli. La partita si fa estremamente difficile. Partita difficile perché Garrett è stato risparmiato per buona parte della gara, adesso è abbastanza fresco, avrà giocato credo una quindicina di minuti, non di più, ne avrà logicamente altri 5 o 10 nelle gambe. La Scavolini ha qualche problema di falli perché arriva con 4 falli, Garrett e Costa con 3. La palla del vantaggio per la Scavolini con Corey Gaines. Su lui sempre Tony Bulgheroni, esce Antonello Riva, c'è Cecco Vescovi. La difesa di Roberto Cazzaniga su Sandro Dell'Agnello. Federico Pieri, sbaglia Pieri, sbaglia anche Dean Garrett, sbaglia ancora, poi Dell'Agnello cerca la stoppata ma commette fallo Roberto Cazzaniga. D'altra parte Dean Garrett e Sandro Dell'Agnello contro Merli e Cazzaniga, detto tutto. Direi proprio di sì, e sono probabilmente il pivot e l'ala forte di una squadra che gioca per lo scudetto. Cazzaniga è esordiente in Serie A, Luca Merli non ha mai giocato. Direi che la Cagiva veramente ha fatto il possibile e l'impossibile per arrivare a vincere questa partita. Adesso la lotta mi sembra abbastanza impari. Tiro libero supplementare dunque per Sandro Dell'Agnello, che ha già 15 punti nel suo 98-97, 23 secondi, Luca Merli va a segno, 23 secondi alla fine, Corey Gaines in palleggio, 20 secondi in questo momento, 99 punti per la Cagiva, 97 per la Scavolini Pesaro, la difesa di Tony Bulgheroni su Corey Gaines,
il blocco di Ario Costa, Corey Gaines. Antonio Riva prende il tiro da tre, lo sbaglia, 4 secondi, finisce, forse no, ancora 3 secondi, 99-97.